Buongiorno amici, che schifo, che schifo, prestazione di ieri sera ingiustificabile, primo colpevole l'allenatore, ebbene sì, è arrivato il momento che neanche io, che tutti mi conoscono come quello che lo ha sempre difeso, che ha sempre sostenuto i meriti anche nei 5 anni gloriosi in cui aveva una super squadra, ma comunque ci metteva del suo, perché un allenatore ci mette sempre del suo. Adesso veramente, dopo ieri sera, una delusione incredibile da parte sua, perché non può essere che io, voi ci accorgiamo che, faccio un esempio, per mezz'ora McKennie girovaga nel campo senza capire che cazzo deve fare con la palla, quando ce l'ha non la stoppa a mezzo metro, e poi entra Miretti 20 minuti e si accende la luce, entra Rovella 10 minuti e fa più di quello che ha fatto Locatelli in 80. Cioè, queste cose le vediamo noi, ma come cazzo è che non le vedi tu, Max? Com'è che non le vedi? Avete avuto una settimana per preparare questa partita, una settimana, e mo che faremo le partite ogni 3 giorni? E dove dobbiamo andare a finire ogni 3 giorni con queste partite? Cioè, queste sono le prestazioni. E poi ovviamente il tuo marchio di fabbrica, pronti via l'intervista post partita, no? Ma non abbiamo subito gol. Ma hai rotto il cazzo con sto fatto che non subiamo il gol. Ho capito, bene, 2 partite senza subire gol, ma può essere che Vlahovic nel primo tempo non tocchi 3 palloni, compreso quello del calcio d'inizio, il secondo pallone è l'autopalo che ha fatto sul calcio d'angolo della Sampdoria, per poco faceva l'autogol, e un terzo pallone l'ha toccata a centrocampo. Ma di che stiamo parlando? Poi nessuno che ti fa una domanda per capire perché giochiamo così. I due centrali, mai a fare una palla avanti, sempre laterale, Bremer 50 milioni, ho capito che nell'uno contro uno sei fortissimo, fisicamente una bestia, ma un passaggio avanti lo vuoi fare? O dobbiamo fare sempre i passaggi laterali senza mai cercare avanti un centrocampista, una luce, uno spiraglio, uno che si inserisce? Non so se avete notato, Miretti prima e Rovella dopo, sempre con sta mano alzata quando la palla ce l'avevano i due centrali, per chiedere, oh, venitemi a trovare. Niente. E che cazzo? Ho capito che mancano Pogba, Di Maria, Chiesa, e però con la Sampdoria stavo giocando, la squadra che lotterà per salvarsi. Non si può fare peggio, per cui con la Roma faremo sicuramente meglio, perché peggio di ieri non si può fare. Basta, non mi voglio alterare più. Vi saluto, vi auguro una buona giornata, seguitemi sul mio canale Orgogliosamente Bianconero. Un abbraccio a tutti, rassegnatevi, perché quest'anno, anche quest'anno, l'obiettivo sarà entrare in Champions, perché non credo, anche se sarà un campionato pazzo visto il mondiale d'inverno e quindi imprevedibile, allo stato attuale non credo possiamo competere né con le milanesi, e io aggiungo anche il Napoli, che sotto traccia secondo me farà un ottimo campionato. Ciao amici, fino alla fine.